Oggi vediamo assieme il setup del mio chest rig, di fatto la mia seconda linea. Ho voluto cercare di rimanere minimal, al contrario di molti, piuttosto che piazzare qui davanti il mio medikit. Ho voluto portarlo sul fianco, per me è molto fastidioso portarlo davanti in camminata, si muove, batte sulla pancia ogni volta che c'è da accucciarsi, per me è un ingombro. Ad ogni modo, sul fianco per me è raggiungibile facilmente con la mano sinistra, e sganciando il lato destro è di nuovo raggiungibile anche con la mano destra. Quello che è importante, innanzitutto ho voluto portare davanti sul fronte il nostro tourniquet, facilmente raggiungibile con entrambe le mani. Tourniquet di nuovo presente sulla prima linea, dove c'è sulla cintura. Terzo tourniquet presente sul mio medikit. Ho scelto tre pouch portacaricatori, sono doppie per caricatori a K. Questa scelta semplicemente perché sono più capienti. Uno di questi pouch, una di queste pouch può portare anche un caricatore 308 e non avendo molti caricatori sono comunque molto utili per portare una bottiglia dell'acqua o come in questo caso, questo l'ho dedicato alle torce. Quindi abbiamo un frontalino della Nightcore e una torcia delle Olight. Abbiamo qui sul fianco un portaradio universale adattabile e cosa molto importante che spesso viene trascurata, sulla mia seconda linea assieme al tourniquet abbiamo la presenza della forbice. La vediamo spesso qui davanti e è una cosa che forse viene trascurata, data per scontata. In caso di una ferita, in caso di avere un qualsiasi tipo di incidente, la necessità di raggiungere, di rendere la ferita visibile è fondamentale. Quindi direi che tourniquet è il primo posto, la forbice deve essere disponibile, medikit deve essere raggiungibile con entrambe le mani in modo semplice e distintivo. Abbiamo una lama abbastanza importante, visto l'incarico che abbiamo avuto in questo mese in savana. Phone boarding. Che ci presenta anche un porta GPS, al momento da me non utilizzato in quanto è stato fornito dalle unità di bracconaggio. Qui dietro possiamo vedere c'è un'altra tasca nella quale io ho piazzato tutto quello che secondo me mi diventa fondamentale nel caso ci fosse la necessità di sganciarsi dalla terza linea. Quindi abbiamo un paracord, delle batterie di ricambio per la torcia, batterie di ricambio per la seconda torcia, un kit depurazione acqua in pastiglie, una sacca per contenere l'acqua da depurare, del nastro tape e un minimo di medicinali che ho voluto comunque portare nella mia pouch per implementare in caso di necessità. Sul fianco abbiamo una piccola utility per l'osservazione, dedicata con un piccolo binocolo, il block note, c'è ovviamente il mio passaporto che per abitudine tengo sempre con me e senza di quello non si torna a casa. Abbiamo due matite, una penna, una mini torcia presente anche qui, spazzolino di denti, questo viene dalla Botswana. Qui da parte dietro abbiamo una harness abbastanza capiente, molto comoda per scaricare il peso e in caso di necessità possiamo anche quella equipaggiarla magari con una camel bag o con un altro zainetto. Il test di questo mese è andato molto bene, sono molto soddisfatto del prodotto, direi addirittura quasi idrorepellente visto il materiale scelto dalla Templars Gear e questo è quanto. Ciao ragazzi!